Ciao, sono qui per una pior recensione di quest'anno. Volevo consigliarvi se siete amanti. Challenge con i libri. Io mi sarebbe di sfida qui, di cui tre mi sono molto piaciuti e uno un po' meno, di cui tre prese anche A e un A come era Befana. Sarei proprio voluta partire da Le Rane. Era un po' sempre un po' in disagio nel prenderlo in quanto non so faceva, era molto conosciuta al suo villaggio e stavano molto le nella Cina quando è andato al governo il comunismo torno agli altri se non lo Wang Xin è diventato una sorta di vero demone, ovvero non propriamente demone, però una sorta di suo modo di portare avanti in quanto me lo volevo, me lo sono un po' letto, un po' spezzettato in poi l'altro libro che, che andrà nella sfida dei 60 libri, anche la
mi è piaciuto e ero sempre indecisa da quale libro leggere. Questo qui è il cagnolino Chance, che apprenderà nel investigativa per rientrare nell'ordine con il grado di capitano, se non vado errato. E qui mappa anche alle prese che farà da se non fila, non mi ricordo come si chiama, Lilli, ovvero la signora che vicino a casa che avuto per salvare questo cagnolino dalle botte del suo padrone. La troveremo insieme probabilità gran malavitoso e aveva sbagliato i con ovvero la scimmia pensa e la scimmia fa, preso anche questo in biblioteca, ha una sorta di rapporto amore-odio delle strade provare una sorta di repulsione anni in nanna. Qui la scimmia pensa sorta personale. L'ultimo capitolo, solo l'ultimo paragrafo, ovvero l'ultimo capitolo che essere diventato una sorta di film, una sorta di bestseller. Mi sembra che ci sia l'intervista anche di Marilyn Manson sul fatto che Nixon l'accusava di essere lui, il suo modo di esprimersi, la causa dell'uccisione di
posto che, sul quale non saprei spiegarmi bene, in quanto non so da film, in quanto è un film che al momento non è che mi interessa più di tanto e non mi piace al momento, e non so se forse in disco leggero. Mi è piaciuto molto le note poi mi è piaciuto anche Misery non deve morire, però il libro di Misery non mi dice, non mi porta neanche lo stimolo a leggere. Un altro libro che ho acquistato su se non riesco a vedere, oddio, disco di Appetite for Destruction che ha mandato, fatto conoscere al mondo, a milioni di persone, i Guns N' Roses. Come potete vedere, può vedere anche che sono state fatte, ce ne sono anche alcune, se le trovo, che sono state Mine, Walking to the Jungle, poi capitolo, vedete qui, YouTube, parecchie biografie di Duff, di Slash, in quanto almeno dei Guns N' Roses ce ne sono davvero tanti di libri, però questo qui è l'unico che mi è stato fatto su un CD.